Bella regà, prova prova. Bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Qua è Savix che vi parla. Allora regà, metto la sigla. Allora, volevo raccontarvi due cose. Io non so più che cazzo pensare. Come ben sapete, ormai glitch li porto ogni tanto se faccio un video informativo di cose importanti. Rockstar sta prendendo per il culo ancora parecchi giocatori, e voglio precisare i giocatori che sta prendendo per il culo sono quelli di tutte le piattaforme, ragazzi. Come ben sapete, GTA 5 su PC, ancora gli upgrade di next gen, e per next gen intendo PS5, Xbox Series, ancora non sono stati fatti. Quindi stanno prendendo per il culo quei giocatori di PC che giocano Legit. Scusate. Poi i giocatori che vengono presi per il culo, raga, sono anche quelli di Next Gen. Perché ci avete fatto comprare una nuova console con la cosa di giocare a 60 fps? E giocare in una maniera più fluida, fino a là va bene, siamo d'accordo. Tanto non era solo il punto di GTA. Si stiamo evolvendo, andiamo avanti, compriamo una nuova console. I giochi sono sempre strutturati meglio. Il punto è un altro: che quel cazzo di GTA 5 online noi l'abbiamo comprato non una volta, non due volte, non tre volte. Porca puttana, l'abbiamo comprato quattro volte perché io l'ho comprato su 360. Poi l'ho comprato su One, poi l'ho ricomprato su One perché mi sono preso quella nuova, non era digitale, ed era digitale, il disco me lo sono infilato nel culo. A quel punto ho preso la serie S e me lo sono dovuto riprendere. Quindi io mi aspettavo che su serie S, serie X o PS5, raga, le cose andavano avanti. E invece stanno facendo sti cazzo di upgrade, perché io non li chiamo aggiornamenti. Io vedo quello che succede, anche se non sono più presente come prima, ma vedo quello che esce, mi informo, perché fondamentalmente è un gioco che a me piace, come anche a voi. E quindi mi fa piacere sapere ciò che sta succedendo. Il punto è che cazzo, mo mi stai dicendo che su PS4, quindi Xbox One, vai a togliermi l'editor Rockstar perché tu vuoi continuare ad aggiornare quel cazzo di gioco su vecchia gen, su One, su PS4. Dove porca puttana giochi su PS4 quella standard? Non parliamo della Pro, perché se no qua sotto ci sarà qualcuno che mi dice: ma no, Savix, io con la Pro gioco bene, grazie. Perché la Pro non è nient'altro che una via di mezzo tra PS4 e PS5. Perché la PS4 Pro, ragazzi, è una buona console. E tanti giocano ancora molto bene su quella console. E siamo d'accordo tutti. Comunque, torniamo indietro. Mi togli l'editor Rockstar. Cioè, l'editor Rockstar che un sacco di gente si diverte perché è l'unica cosa fatta bene, che funziona bene, che ti permette di fare dei video belli, cose che io non ho mai usato, raga, perché non mi è mai interessato farlo, anche se porto glitch. Ma infatti per i glitch non mi serve Lucate, quindi non l'ho mai fatto. Una persona tipo Fanaptom e tanta altra gente campa di quell'affare, è molto importante per loro. Comunque sia, il punto è proprio questo: ci stanno prendendo per il culo anche per chi gioca da PS4 o da Xbox One. Perché? Perché la gente è convinta che dice: ma che bravi Rockstar, sì, ci stanno togliendo l'editor, in questa maniera possono aggiornarci il nostro gioco sulle nostre console di vecchia generazione. Ma siete dei polli se pensate questo, perché il loro interesse è solo di cash business. Capite? È quello il punto. Perché tanto il pollo che compra le shark card su old gen c'è ancora, raga. C'è
ancora. E tu mi vuoi dire che stai, porca madonna, togliendo l'editor per aggiornare su vecchia gen mentre tantissime persone si sono comprate la new gen? Ma allora io me ne stavo sulla One. Che cazzo l'ho comprata a fare una nuova console? E questo è il punto, capite? Ci stanno prendendo per il culo per fare ancora un sacco di soldi. E non capisco dove cazzo li infilino tutti questi soldi. Perché parliamoci chiaro, il gioco in teoria dovrebbe essere finito. Dovranno fare gli ultimi, le ultime cosine. Perché dopo 10 anni e dopo le clip che abbiamo visto dal grande leak, erano un centinaio di cose da vedere tra immagini e video. Sappiamo che il gioco già c'era, che il gioco già funzionava, tra virgolette. Cioè, c'era già tutto, lo stavano settando. E parliamo di clip, di un leak che risale a anni fa, quando fu uscita la 2060. Noi siamo arrivati alla 4090 adesso. Capite cosa intendo? Quindi adesso il gioco è finito. Staranno facendo gli ultimi, le ultime sistemazioni in modo da fare meno smarroni possibile all'uscita. Ma io dico, come cazzo state? Invece di prendere un martello, minchia, tirarle su quelle vecchie console, perché ormai non girano più i giochi lì. Una volta che uno passa alla next gen, dice, porca troia, ma io giocavo su PS4 con un trattore vicino, la DOS. Non capisco neanche voi ragazzi. Posso capire che comunque sia comprare una console di nuova generazione è un problema perché costano un sacco di soldi, va bene. Microsoft appunto ha fatto la scelta di una next gen piccolina alla portata di tutti, perché 290 euro raga si riesce a fare. Si mettono 100 euro al mese da parte tre volte e si prende, si può prendere a rate, la paghi 20-30 euro al mese e ci giochi e sei su un altro tipo di game, dove la maggior parte dei giochi fatti per i next gen girano tutti a 60. Poi ci sei uno che vuole giocare a 30 con la risoluzione più alta, lo possono fare, come è successo su GTA 30 fps con il 4k, che vabbè anche lì ne possiamo parlare. Hanno messo poi il ray tracing su PS5 e Xbox Serie X, che ci vogliono comunque i coglioni per chiamarlo ray tracing. Hanno aggiunto i riflessi e basta. Fine. Non hanno fatto nient'altro di che. Comunque, io mi sento un po' preso per il culo. Ma adesso andiamo su un altro punto. GTA 5, raga, dovete stare molto attenti. Ho visto a tempo addietro che di questo fatto ne aveva parlato Zeta Willix, se non sbaglio. Potrebbe essere, ciao bro, nel caso capiti qua. E comunque sia, bisogna stare attenti, perché oltre a sentirlo da lui, l'ho letto da un'altra parte, l'ho sentito da un'altra parte, e dentro il gioco, nei file di gioco, c'è un file, comunque sia, come cazzo volete chiamarlo, uno script, ecco, che ancora non è attivo, forse verrà attivato, o forse no, ma raga, tenetevi forte, perché se siete dei glitcher, tra virgolette, siete persone che fate tanti soldi duplicando auto, oppure vi avete speso soldi reali per farvi fare un'aggiunta di deluxe eccetera, il mio consiglio è vendetele tutte il prima possibile, rispettando ovviamente i tempi di vendita senza prendere i blocchi, perché questo script raga, se lo attivano ci abbiamo nel culo tutti. Li metto pure io di mezzo, perché ogni tanto accendo, prendo due macchine sul mio account legit per salire, niente di che. Comunque sia, il punto è questo, cambierà tutto. Andrai a vendere una macchina e quella macchina, quando tu la vai a rivendere il giorno stesso, varrà la metà, quindi il 50%. Quando tu vai la terza volta a vendere la macchina, quella macchina varrà il 25% della prima macchina. Quindi se parliamo di 1 milione, per fare i conti da stupidi, 500.000, 250.000, 125.000 alla quarta vendita, e dalla quinta in poi
lo prendi nel culo perché non vendi più un cazzo, perché le macchine te le valuta tipo come quelle dei civili 1500, cose varie, non ti danno manco più blocco vendite, non ti fanno più vendere i mezzi, basta, ti dicono vuoi venderlo, vai a 1000 porca puttana, sai come cazzo devi, quante macchine devi vendere, poi dall'ultima vendita devi far passare 30 ore. E dopo le 30 ore di nuovo, la prima va a prezzo pieno, la seconda 50%, la terza 25% e via dicendo. Io sono dell'idea che dopo tanto tempo, secondo me non ne vale manco più la pena, perché io mi sono rotto le palle. Cioè io non ho più quello sprint di accendere la console e giocare a GTA. Per quale cazzo di motivo, secondo voi? È uno, perché non c'è niente da fare. Perché invece di fare un DLC coi coglioni, perché ora abbiamo le console su next gen che girano su SSD con le schede grafiche, con tutto quello che deve essere, e mettere quel cazzo di palazzo che è in costruzione da 10 anni e fare un DLC della Madonna con 25 missioni nuove, 4 colpi e tutti i cristi che potrebbero aggiungere. Mi mettono il carro attrezzi e vado a pigliare la macchinina rotta per cosa? Per 30.000. 30.000 ci compro le munizioni di una cazzo di arma. Cioè, ci rendiamo conto? Non ha senso, non ha senso. Quindi, che dire? Ci sono delle nuove cose carine che potremmo andare a vedere nel GTA 6. Cose comunque sia che non vedo l'ora di vedere. Ma dovrò aspettare un anno. Io però in questo anno GTA 5 l'ho abbandonato. E lo abbandono finché. No, è abbandonato per me, raga. Non so voi, non so in quanti ancora lo giocano. Veramente. Non lo so. Forse sono rimasti quelli che tryhardano, che combattono, che non lavorano, che stanno a casa. Perché tornando al discorso di prima, io ora che ho ripreso a lavorare, ok? E non è più questo fare il mio lavoro, portare contenuti, ma è un hobby e un arrotondamento, se si può chiamare, perché quelle 50 euro al mese di visualizzazione non ci faccio niente. Ci compro giusto le sigarette e basta. Non ho più stimoli. Cioè io la sera quando arrivo a casa dico minchia mi faccio una partita a COD, minchia mi faccio una partita a FIFA. Ma piuttosto mi faccio una partita Fall Guys, mi faccio del ridere. A me non mi viene la cosa di accendere GTA. Assolutamente. Forse chi lo fa lo fanno perché in questi mesi è stato gratis con l'Xbox Game Pass. Io gioco da Xbox, è stata una furbata. Perché quante persone magari non hanno mai giocato a GTA avevano l'Xbox e non se lo volevano comprare perché lo definivano un gioco tossico. Con tutte le ragioni, e invece perché ce l'avevano gratis e l'hanno scaricato. Gli è piaciuto perché se tu giochi a GTA e non ti piace, te la piena testate perché è uno dei giochi più belli costruiti, fatti al mondo. Perché non puoi fare glitch, perché è vasto. Vuoi giocare a biliardo, giochi a biliardo. Vuoi giocare con le racchette, giochi con le racchette. Vuoi fare braccio di ferro, fai braccio di ferro. Vuoi fare colpi, fai colpi. Vuoi fare delle missioni secondarie normali, le fai. Vuoi andare a puttane, vai a puttane. Vuoi andare a ammazzare la gente, ammazzi la gente. Vuoi fare dei glitch e rompere il gioco, puoi fare anche questo. Cioè, capite cosa intendo? Vuoi fare delle gare, fai delle gare. Vuoi fare le gare stupide, le fai. Vuoi fare le robe stunt, le fai. Cioè. Puoi fare quello che vuoi su GTA. È quello che comunque se l'ha portato così avanti. Perché se sono create tante community, raga. Tante community. Tanti gruppi di persone che nello stesso gioco fanno decine di cose diverse. Ed è questo che l'ha portato così su. Perché se no, se fosse stato tutto inquadrato, capisci? Cioè, non so se mi seguite. Tutto monotono. La gente poi, una volta finita la storia, giocate un po' online, si romperebbe il cazzo. Tutto qua. Comunque, niente ragazzi, io direi che ci sentiamo alla prossima con il prossimo video dove andremo a parlare magari di GTA 6 e di un po' di news, un po' di cose che potremo trovare nel gioco. Intanto, io vi auguro i miei migliori auguri, proseguite la vostra vita al meglio.
e alla prossima. Sbadabam.